Nel 2006 uno studio del WWF e dell'Università di Siena ha denunciato un'altra prelibatezza che finisce nei nostri piatti. Si tratta del DDT, presente nel pesce spada del Mediterraneo, nelle cui carni prelibate e costose sono stati rinvenuti ben 15 tipi di veleni, anche alcuni che sono stati vietati da tempo. Secondo l'associazione che ha promosso lo studio, tali sostanze, oltretutto presenti in quantitativi che vengono definiti allarmanti, sono presenti anche in altri pesci, se vogliamo, di consumo più comune, come ad esempio il tonno. E sono stati rilevati anche altri pesticidi che si trovano nella catena alimentare, ovvero non vanno direttamente al pesce spada, ma arrivano a lui attraverso le specie preda, come ad esempio l'acciuga. In particolare, gli idrocarburi alogenati, i PCB, sono contaminanti ambientali persistenti e distribuiti a livello globale. PCB è l'abbreviazione di policlorobifenili, composti chimici contenenti cloro, utilizzati in passato nella sintesi di antiparassitari, erbicidi, vernici, solventi, disinfettanti, plastificanti. Fra i PCB, i più usati nella zona del Mediterraneo sono gli esaclorobifenili. Gli organi maggiormente colpiti sono tiroide, adipe, milza. Esistono delle norme che regolano le percentuali massime di PCB nel pesce, oltre le quali le sue carni vengono definite tossiche. Secondo la direttiva comunitaria del 2002, non devono essere superati i 4 picogrammi su grammo, per capirci meno di un miliardesimo di grammo. Questo stabilisce la legge, che non sempre rispecchia la realtà. Secondo analisi di laboratorio commissionate dalla LAV, Lega Antivivisezione, e dal settimanale Salvagente, dei polli italiani in vendita una buona parte sono all'antibiotico. Gli antibiotici vengono somministrati ai polli per evitare che il sovraffollamento, la scarsa igiene e le cattive condizioni di crescita negli allevamenti provochino la diffusione di malattie. Ma l'uso massiccio di antibiotici, oltre che pericoloso per la salute umana, determina lo sviluppo di batteri resistenti e quindi di malattie sempre più aggressive anche per l'uomo. In particolare, le analisi hanno messo in evidenza la presenza di antibiotici in 4 polli italiani su 10, ma non di soli antibiotici vengono nutriti. Secondo quanto detto tempo fa da Enrico Moriconi, presidente dell'Associazione Culturale Veterinari Salute Pubblica, oltre ai cereali vengono nutriti con sostanze grasse che ne favoriscono la crescita e persino con l'olio esausto dei motori. A tutto ciò si aggiunge la modalità di crescita prevista negli allevamenti intensivi, che impongono animali, sottolinea Lega Ambiente, deboli dal punto di vista genetico, capaci di vivere solo sotto costante copertura antibiotica. Sui formaggi, insomma, volendo essere in malafede, si riescono a fare delle cose perché c'è la possibilità di usare latte ricostituito, latte in polvere piuttosto che latte intero. In un qualsiasi formaggio stagionato, sappiamo che ci sono almeno 10 litri di latte per chilo di formaggio che noi andiamo ad acquistare, da lì in giù, Parliamo qui di diciamo. tome, formaggi di questo genere. Ecco, parmigiano, grana padano. 10 litri per un chilo. Di lì in giù, quindi non so, per certi formaggi più stagionati parliamo anche di 12 litri per un chilo di formaggio, 13 litri per un chilo di formaggio. Quindi noi dobbiamo capire che in qualsiasi formaggio ci sono almeno 4 euro, 4,50 euro di latte, no? C'è comunque anche il malcostume di aggiustare i gusti, no? Quindi spesse volte anche Con questi delle gusti. sostanze artificiali, Sì, dice. infatti. Quindi ricreare un gusto che in realtà non è dato Sì, dalla sostanza quale dovrebbe bisognerebbe essere. saper riconoscere i gusti.